siamo arrivati alla fine della Quaresima, entriamo nella settimana santa. Una settimana che rappresenta la settimana tipo di tutte le settimane. Dobbiamo viverla con intensità e profondità. Abbiamo ascoltato la lettura della Passione e sarebbero tante le cose da dire, ma lasciamoci semplicemente stimolare dalla liturgia. Oggi la Chiesa ci fa fare due cose. Ci fa riprodurre la processione di ragazzi esultanti che accompagnano Gesù a Gerusalemme e la lettura della Passione. Sembrano due cose contrastanti tra di loro. La festa e la gente che l'accompagna a Gerusalemme e la lettura della Passione. Gesù sa che cosa va a fare a Gerusalemme. Gesù non va a Gerusalemme a farsi festeggiare. Gerusalemme va a portare la croce, morire sulla croce. Questo è il primo insegnamento che ci viene offerto dalla giornata di oggi. Come si va alla croce? Alla croce si va esultando. Una caratteristica particolare che non vorrei vi sfuggisse, il modo con cui gli evangelisti ci hanno raccontato la passione di Gesù. Si tratta della passione che loro si sono più grande, di Dio stesso, eppure ce la raccontano con una semplicità, quasi un distacco, con una freddezza, e noi addirittura questa passione la cantiamo, un controsenso, cantare la passione e cantare la morte. Perché? Perché c'è? Perché coloro che hanno scritto la passione avevano visto Gesù vivo, avevano sperimentato che era stata vinta la morte, l'avevano visto, toccato con le loro mani e avevano verificato che aveva vinto la morte e era trionfata nella vita. Con questo spirito entriamo anche noi nella celebrazione della passione del Signore, convinti che colui che soffre è risorto. E lasciamoci dire che anche noi quando soffriamo risorgeremo.